Io dalla Roma sono andato a fare gli allievi all'Ostia Mare e da lì l'anno dopo sono andato in primavera col Chievo, che dovevano fare una comproprietà col Sud Tirol, poi non ho più fatto niente e sono andato. Dopo il ritiro ho deciso di firmare con il Sulmona. Monopoli c'ha un po' più di spettatori la domenica, però perché comunque come città, come piazza è più seguita rispetto a Città, anche se Cittanova fino adesso non ci ha fatto mancare niente, anche sotto l'aspetto del pubblico. Ma sicuramente sono cresciuto tanto, magari sia il Viareggio dell'anno scorso che l'esperienza a Monopoli soprattutto, ma mi hanno cambiato, cioè non è che mi hanno cambiato, mi hanno dato qualcosa in più rispetto a prima, che magari prima non avevo. Anche comunque il fatto di stare fuori da casa aiuta parecchio. Forse i miei amici sono quelli che mi aiutano a... che magari mi dicono sempre stai allenati bene, stai là, vattene da qua che qua non ci sta niente. No, loro mi aiutano parecchio anche loro. Ma tanti non capiscono magari, non facendolo non capiscono quanti sacrifici si fanno per uno sport alla fine. Però se è una passione è giusto che la vivi. Va bene, è normale, non so, io tifosissimo della Roma, spero un giorno di poter arrivare lassù a giocare una partita con la mia squadra del cuore. L'importante è che io ce la metto sempre tutta, così un giorno non potrò rimpiangere niente. Posso dire che un ragazzo che viene da 2 anni di Serie D, da 3 anni di Serie D, è molto più, sta molto più avanti rispetto a un ragazzo che ha giocato sempre in un'Atalanta, che ha fatto un settore giovanile sì importante, ma che poi ha fatto la primavera, non si è mai scontrato con gente più grande, con giocatori veri. Al posto mio vorrebbero stare in tanti, non ragazzi magari stanno qui, anche loro, ma ragazzi che non sono qui, non sono stati convocati. Per me sono orgoglioso di questa fascia. Lo so che è una vetrina importante, come l'ho fatto l'anno scorso, so che quest'anno non voglio andare più. Thank you.